Cari amanti di grafica, benvenuti a un nuovo appuntamento con Photoshop. Anche se in realtà oggi non parliamo effettivamente di Photoshop, ma parliamo della sua versione free e online. Sto parlando di Photopea. Non so chi di voi lo conosce, ma già esiste da un paio d'anni, forse anche di più, e devo dire che nel tempo sta facendo il suo lavoro gratuitamente, perché grazie alle pubblicità un po' sponsorizzate all'interno del programma riesce a sponsorizzarsi. Ma vediamo di che stiamo parlando, perché noi parliamo del fratello gemello di Photoshop. Si assomigliano veramente tantissimi. Allora, se scriviamo noi Photopea, non so perché c'è scritto download, che non credo che si possa scaricare. Effettivamente ci clicco, sono curioso. Online, Photopea APK per Android addirittura, quindi anche per Android, le valutazioni sono pure alte, quindi scopro in diretta pure che si può scaricare gratuitamente per Android, ma noi andiamo a cliccare sul link per vedere la versione online. E come vedete, anche a differenza di Photoshop, ha pure qualcosa in più. A cominciare dall'integrazione di tutti questi cloud che ci permette di accedere rapidamente appunto al nostro Dropbox, al nostro Google Drive, eccetera, eccetera. Noto pure che ci permette di caricare file AI, file di Figma, PDF, vabbè, PDF anche Photoshop, però file sicuramente di Illustrator non te li apre normalmente. Qua credo che ti faccia una buona conversione. Allora, creiamo subito un nuovo progetto e vediamo che abbiamo. L'interfaccia è simile. Allora, come vedete, siamo massacrati da pubblicità a destra e a sinistra. Per evitare le pubblicità, basta andare su account e, come vedete, abbiamo la versione free, cioè quella che stiamo utilizzando, e la versione che è molto più potente di 5 euro al mese, anzi 5 dollari, quindi anche di meno, il che ritengo che è una figata. Niente pubblicità, addirittura 3.000 crediti al mese per l'AI. Che onestamente non ho capito da dove si fa, dato che io non lo uso, ho smanettato un pochettino, niente più di tanto, e quindi non so effettivamente poi da dove viene generato queste immagini AI. Comunque, detto ciò, ritorniamo al nostro layout, e come vedete già qua ci divide per social, per stampa, per foto, per schermo, un po' come il nostro caro Photoshop. Andiamo nella versione di Photoshop, l'ultima, e come vedete anche qui però non abbiamo la parola social. Vedete un po' loro come sono furbi, diciamo, a creare un po' queste situazioni. Più che furbi, effettivamente sono intelligenti, perché a noi ci servono già settati, quindi avere già la copertina di Facebook, la pagina o la cover di YouTube non è male, anche la thumbnail, quindi la copertina dei nostri video, la miniatura anzi. Quindi effettivamente questa cosa è un plus che io Photoshop gli direi effettivamente perché voi non lo fate. Se noi andiamo su web, sì, ce ne sono 1 miliardo di più, ma che me ne frega del 2650 dello Retina Pro, pure perché un tot per cento tra cui io non uso più il Mac, poi magari un giorno vi racconto perché, ma diciamo che ha più senso andare a integrare la grafica per i social, e quindi Photopea 1-0 per Photopea. Per quanto mi riguarda, questa cosa è interessante. Naturalmente noi siamo nella lingua in italiano e qua io leggo parole tipo inch, pixel per pollice, e quindi qua già non va benissimo. Lingua italiano, ok, vabbè, comunque possiamo qua modificare tutto, eccetera eccetera. Un limite che non c'è il CMYK, che si utilizza naturalmente per la stampa. Se noi andiamo su stampa, ce l'abbiamo, attenzione perché potrebbe esserci pure là, e io ho fatto una bella gaffe. Stampa. No, non ho fatto una gaffe. Stampa, ma dovresti dare il metodo di colore per la stampa. Il CMYK. Vabbè, sarò un po' pignolo, però dovrebbe essere così. Comunque, detto ciò, non ci perdiamo qua, se no alla fine prendiamo un formato qualsiasi A4, oppure ancora meglio, carichiamo un'immagine. Quindi andiamo su File, apri. Io ho scaricato da FreePic un'immagine di una bella donna. Caricamento. Ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo pure su Photoshop, tutti e due contemporaneamente.
Allora, Photoshop ci integra, come sappiamo, nell'ultima versione Adobe Firefly, quindi già generazione di immagini grazie al testo. Su Photopea non l'ho visto, inoltre un limite subito, così a occhio e croce dei limiti delle cose nuove. È fantastico che abbiamo Camera Raw, anche il fluidifica, la galleria filtri ce l'abbiamo, il che non fa mai male. Clicchiamo e vediamo un po' se assomiglia alla nostra. Ho cliccato un quarto d'ora fa, ma ancora non apre. Ok, è lei, è lei. Naturalmente, se noi andiamo qua su filtro, ne abbiamo pure, vedete, grandangolo adattato, ma sono tutti i filtri neurali, ecco, neural filters. Vabbè, è ovvio che le cose nuove ci sta che Photoshop, cioè è Photoshop, loro stanno clonando Photoshop, non so come fanno con la legalità a essere belli puliti e tranquilli, però beati loro. Allora, ritorniamo a noi, possiamo sperimentare subito al volo? Quindi, strumento selezione, prendiamo un pezzo di faccia. Facciamo un Ctrl Geo con Mangei, quindi che stiamo facendo? Vediamo se qualcuno bravo di voi lo sa. Abbiamo duplicato la selezione in un nuovo livello, livello 1, nascondiamo, eccola qua. Quindi effettivamente funziona. Strumento selezione, dovrebbe essere sempre lui, e ce l'abbiamo. Ok. Andiamo a testare un po' di livelli di regolazione, per esempio curve. Auto, se io clicco Alt più auto, ok, lui mi fa un'auto suo che non è giusto. Ctrl Z con Manzeta funziona. Auto normale, quindi l'Alt non funziona. Per chi non lo sapesse, comunque c'ho il tutorial delle curve. Ragazzi, non smanettate troppo con la I, andate a imparare bene Photoshop come Dio comanda, e poi la I è un plus. Ma se non sapete la base, non ci fate niente con la I. Io sono un sostenitore accanito della I, ma la base serve per usare al meglio la I. Quindi ritorniamo a noi. Non so quante ore durerà sto video, perché mi sa che mi sto dilungando, non mi sono preso un piano di esposizione. Se io clicco qua su Alt, così mi fa probabilmente quella schifezza che ha fatto pure là. Anche se non credo. Qua già sta ragionando. Infatti, come vedete, è venuto bene. La differenza c'è. Ctrl Z con Manzeta, leggera modifica di curva perché la foto effettivamente era buona. Se io clicco Alt più clic sul pulsantino auto, ho i vari algoritmi di automatizzazione e questo ce l'abbiamo nel tutorial. Migliora, migliora. Vabbè, comunque vi volevo far vedere che non è proprio identico come sembra, cioè l'apparenza è uguale. Le funzioni importanti, ritorniamo a Photopea. Per curiosità, andiamo a fare quello che è il must di Photoshop: levare lo sfondo, scontornare. Quindi bacchetta magica, mi sembra che abbiamo tutto, addirittura migliora a bordo. Interessante, noi clicchiamo. Attenzione, io clicco, ma non si vede la bacchetta magica, il che non mi fa capire se sto facendo l'operazione. Facciamo subito migliora a bordo per capire quello che succede. Effettivamente lui mi migliora il bordo di questa selezione, quindi in teoria mi sta facendo una schifezza. Infatti lo è. Allora torniamo indietro e facciamo le cose come Dio comanda. Selezioniamo soggetto. Allora qua mi dice che ho fatto troppe cose, forse, perché già l'avevo forse provato. C'è un limite a questa cosa, altrimenti devi pagare. Ok, allora facciamo così. Continuiamo a selezionare con la bacchetta magica. Continuiamo, continuiamo, ok, selezione inversa, quindi allora io per selezionare anche gli altri punti ho tenuto premuto il tasto maiuscolo e ho cliccato. Ora CTRL maiuscolo più I e faccio selezione inversa. A questo punto abbiamo effettivamente selezionato il soggetto, quello che non ci permetteva di fare, però non è fatto bene. Comunque facciamo migliore a bordo adesso, vediamo se a questo punto dovrebbe farlo, però non benissimo forse, non lo sappiamo, vediamo. Direi che tutto sommato, facciamo un po' di zoom, non è male. Naturalmente qua non è un granché. Probabilmente con un bel seleziona soggetto veniva meglio questa operazione, senza dubbio. Comunque, come sistemare qua, ragazzi, abbiamo il corso, il mago delle selezioni. E si fa in una velocità estrema, sempre con Photoshop.
Io vi posso dire che Photoshop ci sono varie modalità di pagamento, con Lightroom si arriva a pagare pure poco, quindi non è così brutto. Poi c'è chi fa il pirata nei Caraibi, quindi alla fin fine vedete voi. Comunque clicchiamo, abbiamo visto che pure questo funziona. Ctrl D o Command D funziona anche questo. Il testo non mi interessa. Facciamo un maiuscolo F5, vediamo che è bravo, che ha visto i miei tutorial, sa di che parlo. Eccolo qua, riempi. Che si vada a modifica, riempi. Ok, selezioniamo una parte e riempiamo, quindi questa qua, nuovo livello, sempre maiuscolo F5, colore in primo piano, sì, questo verde sparato, e confermiamo. Ok, spostiamo. Alt più clic sposto, così lo duplico pure, per chi non lo sapesse. Se io lo devo deformare, o meglio ancora, lo devo solo ingrandire, Ctrl più T. E succede sta robaccia. L'avevo provato già prima. Qua non ce lo permette, quindi andiamo a vedere qual è lo shortcut giusto. Eccolo qua. Alt più Ctrl più T. Ah, ok, quindi non è Ctrl più T, ma dobbiamo aggiungere pure Alt, il che per me, abituato a farlo con una mano, devo aggiungere la seconda, non è il massimo. Ok, quindi possiamo roteare. Possiamo ingrandire, mantenere le proporzioni e confermare. Ok, facciamo un po' di manipolazione immagine per curiosità. Allora, andiamo nello strumento clone, questo è un pennello correttivo. Ok, Alt premuto, tasto destro del mouse, vado a destra col mouse e ingrandisco. Vado a sinistra e diminuisco. Stessa cosa su, ammorbidisco. Indurisco. Quindi, livello attuale, sì, oppure livello 3, mettiamo attuale sotto, Alt più clic, abbiamo il nostro orecchino qua, rilascio, clic, e ce l'abbiamo nel livello 3. Esatto. Non è che mi serviva fare questa schifezza, però per capire se il funzionamento è il medesimo. È il medesimo, ragazzi, fondamentalmente su tutto è identico. Però voglio vedere effettivamente se ci siamo su certe cose. Vediamo un po' il lazzo. Vediamo a fare una selezione proprio rapida rapida. Se la mia mano è ferma. Sottraiamo Alt più clic, quindi non la pupilla. Nuovo livello di regolazione, tonalità e saturazione, qua si chiama tinta e saturazione. Stavo vedendo che alcune voci infatti non sono identiche. Noi andiamo a cliccare su tinta e saturazione. Non ti fa vedere la selezione, però è interessante lo stesso. Aumentiamo la saturazione. Ok, benissimo. Vediamo un po' di sistemare un po' questa parte. Quindi pennello. Dove sta il pennello? Ecco qua, Alt più clic, ammorbidisco. X, perché ho sbagliato, di nuovo ho sbagliato, X. Ah, ok, non fa inversione. C'è qualcosa che non mi torna. Allora, intanto applichiamo Alt. Non c'è la maschera in ritaglio, sto notando. Allora, clicco due volte e l'applico così. Ok. Poi, se devo cancellare, o meglio, io devo tenere in primo piano. Invertiamo. Ok, non capisco perché là mi dava il grigio. C'era qualcosa di strano. Se io faccio X. Ah no, adesso me lo dà. Non so cosa ho combinato prima. Ok. Comunque avrò sbagliato qualcosa. Ok, mi sembra buono. Andiamo indietro. Ok, occhio verde, occhio castano. Ci può stare. Vabbè, comunque, occhio e croce, dandomi un feedback. Aggiustamenti, ecco qua, regolazioni sarebbe. Mi sembra interessante. Colore automatico, quindi ultime funzioni. Queste inserite. Livello. Maschera vettoriale interessante, ci sta, oggetto avanzato, infatti non abbiamo verificato l'oggetto avanzato, questo di qua, tasto destro, converti in oggetto smart, che sarebbe oggetto avanzato. Clicco due volte, vediamo se mi apre il file. Ah, lo chiama sempre PSD, però è un oggetto smart, un oggetto avanzato. Ragazzi,
Direi che il tutorial è durato un botto. Non posso fare esperimenti all'infinito, però vi ho fatto vedere che possiamo usare Photoshop, la versione sua gratuita, con qualcosina un po' di diverso, però tutto sommato il lavoro sporco ci aiuta a farlo. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se questo contenuto vi è piaciuto, vi prego di mettere un like, iscrivervi al canale, rimanete connessi perché chi è amante di logo design, a breve ci saranno notizie entusiasmanti. Grazie nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!